libro di oggi, che presentiamo oggi, è il libro di padre Serafino Lanzetta, edito dalla Casa Mariana Editrice, si chiama Fatima, un appello al cuore della Chiesa, ed è un libro che è veramente molto, molto interessante, perché contiene al suo interno, ogni pagina contiene delle frasi, dei concetti molto, molto importanti, tanto che diventa veramente complicato poter fare una presentazione completa di tutto quello che è il contenuto del libro, perché veramente, vi ripeto, ogni frase, ogni pagina ha delle cose molto interessanti, quindi ci vorrebbe molto più tempo di quello che mi prefiggo di mantenervi. Quindi cercherò di, insomma, di concentrarmi su quelli che sono dei punti principali, basandomi anche su quelli che sono i punti principali del messaggio di Fatima. Questo libro è un libro che parla di tante cose, parla di sacrificio, parla di preghiera, parla della crisi nella Chiesa, parla della preghiera, dell'adorazione, parla di Maria, della fede, racconta, c'è una parte in cui si spiega l'iter di riconoscimento della Chiesa per di un evento soprannaturale, parla di quello che è il terzo segreto di cui ogni tanto avrei sentito parlare, parla di tantissime cose. Quel che mi preme evidenziare è che è l'attualità, l'assoluta attualità del messaggio di Fatima, che è un messaggio che non deve essere inteso come le parole della Madonna a Fatima in quel 1917, non devono essere intese come qualcosa di bello, di bellissimo, di molto significativo, ma del passato. Fatima è il nostro orizzonte, perché Fatima è un messaggio che è per tutti gli uomini, da qui fino alla fine dei tempi, perché parla del destino di ogni uomo, e quindi è qualcosa che riguarda tutti noi fino alla fine dei tempi. La Madonna Fatima ha fatto delle cose molto, ho fatto una cosa, ha parlato e ha ribadito alcuni concetti che al giorno d'oggi sembrano quasi non conosciuti. Ha parlato di peccato, ha parlato del peccato dicendo che il peccato è una cosa reale, una cosa vera, ha parlato di inferno, che dicendoci, certificandoci che è un luogo reale, e ha quindi dato un messaggio duro, perché parla, se noi vediamo le frasi della Madonna Fatima, insomma, peccato, le molte anime vanno all'inferno, una nuova guerra scoppierà se non smetteranno di offenderla, sono parole dure, insomma, no? ci dice la realtà dura, quella che è, senza timore di dircela, ma nello stesso tempo poi però Fatima è anche un messaggio di speranza, perché la Madonna ci dà un rimedio fortissimo che è quello del suo cuore immacolato, della devozione al suo cuore immacolato, che quindi ci permette di evitare il peccato. Quindi questi sono i due fili conduttori di Fatima, del messaggio di Fatima in sostanza, perché la Madonna ci parla di peccato e quindi ci dice preghiera e penitenza, devozione al cuore immacolato, preghiera e penitenza, devozione al cuore immacolato. Se noi diamo uno sguardo alle parole della Madonna Fatima, vedremo che questi sono concetti sempre ribaditi, sempre ripetuti in quasi ogni apparizione. Non sono metafore, quindi la Madonna non ci dice che il peccato non è una metafora, che l'inferno non è una fantasia, ma la realtà. E l'autore sottolinea quello che oggi nessuno vuole ricordare. Una premessa. Chiaro che io non sono io che faccio la conferenza, sono il relatore devo raccontarvi un libro, e per fare questo dovrò cercare di fare il più possibile magari citazioni del libro stesso, per rendere più possibile quello che è il messaggio dell'autore. È palese che non posso stare ogni volta che faccio una citazione a dirvi sto citando, e quindi mi scuserete se ogni tanto non specificherò che sto citando l'autore. Cercherò di farlo nella maniera più frequente possibile. Il titolo del libro è Un appello al cuore della Chiesa. Fatima, un appello al cuore della Chiesa, perché al cuore della Chiesa, cioè alla sostanza della Chiesa. Ci viene a dire che è un messaggio che riguarda la Chiesa, e riguarda la Chiesa che al giorno d'oggi non si può negare, insomma, la crisi che c'è dentro nella Chiesa. È ancora nel 2005. Allora Cardinal Ratzinger parlava
parla di una barca che fa acqua da tutte le parti. Siamo in un periodo in cui c'è chi in una parte del mondo non può professare la propria fede liberamente perché viene perseguitato, addirittura ammazzato per la propria fede, ma c'è chi anche in quest'altra parte del mondo, pur potendo professare liberamente la propria fede, non capisce tutto proprio padre Serafino, questi cristiani che pur potendo professare la loro fede liberamente sono preda di un atteggiamento buonista, del pensiero relativista che inebria il nostro occidente, non ci si preoccupa più di Dio, della salvezza eterna, dei sacramenti, e questo è un vivere che equivale a morire spiritualmente, a morire sempre e per sempre. Quindi è un messaggio che, se questa è la realtà dura ma vera della Chiesa, è un messaggio che riguarda tutti noi, riguarda la Chiesa oggi e riguarda tutti noi oggi, ci interroga. Interroga perché ci mette di fronte a quelle realtà che, sono vere, sempre state insegnate, ma che non più si ricordano nel giorno d'oggi. Si sente meglio? Padre Serafino ci ricorda alcune verità del giorno d'oggi, o meglio Fatima ci ricorda alcune verità e Padre Serafino ce le riporta, e quello più importante, dicevamo, è la realtà del peccato. Questa è una parola molto dimenticata al giorno d'oggi, difficilmente, raramente, no, sentiamo parlare di peccato, qualcuno è quasi sconosciuta. Beh, la Madonna a Fatima l'ha pronunciata la parola peccato, proprio pronunciato questa parola, e la pronuncia abbinandola all'inferno, infatti, per esempio, leggiamo, dice che avete visto l'inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori il 13 luglio del 1917. È chiaro che dice pregate, fate molti sacrifici perché molte anime vanno all'inferno, non essendoci nessuno che preghi per loro. Abbina proprio la parola peccato all'inferno, ci dice proprio quello, la realtà com'è, ci dice occhio che è proprio così, cioè il peccato mortale porta all'inferno, perde l'anima definitivamente. Ci dice quindi questo. L'inferno non solo, al giorno d'oggi dell'inferno, come del peccato quasi non si parla, no? Nelle omelie raramente sentiamo la parola inferno, c'è chi teme quasi di spaventare non solo i bambini ma anche gli adulti parlando dell'inferno, ma poi c'è anche chi ci dice che l'inferno è vuoto, c'è solo Satana dentro l'inferno, ma è vuoto, quasi che Dio fosse cattivo, quasi che stiamo dicendo che Dio è cattivo se manda le persone all'inferno. Ma la Madonna Fatima non solo ne parla dell'inferno, lo fa vedere a dei bambini, tra l'altro, senza timore di spaventarli. E quindi questo far vedere l'inferno a Fatima significa che l'inferno è un luogo reale. Adesso o mi devono dire che la Madonna Fatima non è apparsa, o se è apparsa non l'ha detto quelle parole, oppure la Madonna ha una parola che è più importante degli altri, di qualsiasi altro uomo, è sceso a Fatima, è apparsa per dirci quello che è la realtà. Nuda e cruda, dura, però ce l'ha detta. La verità non va mai nascosta, la verità non va mai taciuta, va sempre detta, anche se dura. E l'inizio del libro di Padre Serafino è un titolo per un'adeguata comprensione del messaggio celeste. Ci dice delle cose, dei concetti che sono anche importanti da tenere a mente. Per esempio ci dice che Fatima è una teologia della storia. Allora, cos'è la teologia della storia? È un modo di comprendere la storia partendo dall'atto di fede. La teologia della storia, quindi io comprendo la storia partendo dall'atto di fede, e quindi leggo la storia stessa come un campo di contrasto sempre fra il bene e il male, e l'uomo è lì che deve scegliere quella che è, come diceva Sant'Agostino, se vivere nella città di Dio o in quella dell'uomo. Quindi l'uomo deve fare una scelta nella storia. Quindi sì, la storia, Fatima ci ricorda che la storia è di Dio, che è Dio il Signore della storia, è Lui che, qui leggo proprio
testualmente, lui la conduce, gli eventi sono una sua permissione per un fine salvifico e non fatti ineluttabili di un destino cieco. L'uomo, dal tono della storia, non ci sarebbe se Dio non avesse creato il mondo, no? Dio è il Signore della storia. E la Madonna Fatima ha dato ai pastorelli un messaggio che si riflette puntualmente negli avvenimenti storici, dice padre Serafino nel libro. E quindi la storia è simile a Dio, però l'uomo deve scegliere, e quindi è l'uomo che alla fine sceglie il suo destino, no? Scegliendo quale via prendere. Ed è anche un messaggio di speranza, perché ci dice sì che la storia è di Dio, ma ci dice anche che noi uomini abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino con le nostre scelte. Questa parola scelta, questo verbo scegliere, è importante per quello che andremo a dire tra un po'. Quindi Fatima è una teologia della storia, viene letta la storia alla luce di Dio, e la Madonna non fa altro che riportare questo a Dio, ed è anche questo un concetto non sempre ripetuto ai giorni d'oggi. E ci dice quindi preghiera e penitenza per permetterci di combattere le tentazioni, per anche riparare il peccato che ha offeso Dio. Allora, c'è da dire questo: padre Serafino pone l'accento sul peccato, perché la Madonna parla di peccato, e evidenzia che una cosa importante, evidenzia come al giorno d'oggi, proprio perché non si parla di peccato, proprio perché molte persone vivono come se il peccato fosse una realtà vera, insomma, a volte proprio sconosciuta, e quindi si vive così. Però padre Serafino spiega che il male non si cancella con un colpo di spugna. È utopico pensare che il male si autoredima, che prima o poi scompaia senza un serio impegno con la penitenza. Se ci pensiamo è così, non possiamo pensare che il peccato è qualcosa che tanto adesso lo facciamo poi piano piano, senza che noi facciamo niente, se ne va, scompare. Non è così. Scusate l'esempio forse banale, ma nel momento in cui io metto una maglietta dentro sporca, non la metto in lavatrice a lavarsi, questa rimane sporca, e anzi magari forse la macchia si diventa più forte. Noi dobbiamo aderire al sacramento della confessione e pentirci di quello che è il nostro peccato. E proprio perché pone l'accento su questo padre Serafino, perché dice il concetto che molti pensano quasi che il male sia autoredima, cioè che tanto non dobbiamo fare niente e ci se ne va da solo. Però non è così. Se la Madonna è scesa a Fatima a dirci che molte anime vanno all'inferno, i peccatori vanno all'inferno, vuol dire che non è così, che il male in qualche modo dobbiamo scontarlo. È peccato, dobbiamo pentirci, dobbiamo quindi chiedere perdono con la riconciliazione. La Madonna Fatima fa anche un'altra parola molto importante, che è quello di riparazione, cioè chiede a dei bambini, tra l'altro, se vogliono offrirsi riparazione per le offese che Dio ha subito, e loro lo fanno con il trasporto che sappiamo, perché in riparazione questo vuol dire che il male in qualche modo noi lo dobbiamo riparare, il peccato deve essere riparato, e possiamo farlo anche per gli altri. E quando si giustifica il peccato o il male, quando lo si condanna veramente senza però far seguire questa condanna a un'azione, quella del pentimento, quella del pentimento e della riconciliazione, quando addirittura si arriva a protestare con Dio per il male, padre Serafino ci dice che è solo un modo per condannare l'uomo a vivere nell'inferno del male, non si agisce, si rimane a guardare. Mentre invece la Madonna Fatima ci sprona all'azione invitandoci a combattere il male con quelle armi che abbiamo detto prima preghiera e penitenza. Viene a Fatima la Madonna a fare cosa? A parlarci, e anche qui cito, a parlarci della miseria del peccato, e lo fa ripetutamente, prima l'angelo che era apparso un anno o due anni prima di lei, e poi lei ci dice che Dio è molto offeso per i peccati degli uomini. Proprio dice così la Madonna, dice devono smetterla di offenderlo, perché
già tanto offeso. In sostanza, in un mondo fortemente individualista, viviamo in un mondo in cui l'uomo non tollera più i limiti, ognuno si pensa di poter vivere facendo tutto quello che vogliamo, tutto quello che ci pare senza limiti, e quindi nel momento in cui il limite è l'unico peccato, dice Padre Serafino, proprio testualmente, è il limite al mio arbitrio. Questo limite sopraggiunge dall'esterno, quindi da Dio, dall'uomo, e pertanto si fa di tutto per sbarazzarsi di Dio e dell'uomo. Infatti, nel momento in cui si cade nel peccato e ci si tende a rimanere, magari questo tende a tirare l'uomo verso il basso. Il peccato tende a far sì che l'uomo quasi gli piaccia stare, fino ad arrivare a trovare le giustificazioni, no? al peccato, a trovare dei modi per dire no, beh, ma non è del tutto sbagliato, delle giustificazioni, a partire dalla soggettività più o meno responsabile, che va tanto di moda in questo periodo. San Tommaso d'Aquino definiva il peccato come, in una maniera chiarissima, no? Aversio a Deo et conversio a de creaturas, cioè diceva avversione a Dio e ripiegamento, cioè convergere sulle creature, ossia quindi mettere Dio prima dell'uomo, mettere l'uomo prima di Dio, mettere l'uomo al centro, rendersi più importanti, pensare che l'uomo da solo possa essere poi autonomo, possa farcela, possa vivere senza il Signore. Peccato è un'offesa a Dio, ci viene detto in questo libro, ci viene rispiegato, è un'offesa a Dio, e quindi l'offesa a Dio è un disprezzo di Dio in sostanza. Disprezzando Dio, io disprezzo anche tutto quello che Dio ha fatto, perché Dio è il creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili, come ripetiamo sempre nel credo, e quindi se disprezziamo Lui, disprezziamo il suo creato, ma mi viene da dire disprezziamo pure noi stessi, perché anche noi. Quindi il peccato porta a disprezzare Dio, a disprezzare la sua legge, ed è quindi, scrive il padre Serafino nel libro, il peccato mortale è la vera perdita di tutto, di Dio e delle cose che sono di Dio. Ora, perché prima dicevo di tenere a mente la parola scelta, il verbo scegliere, perché a volte capita, a me è capitato, forse è capitato pure a qualcuno di voi quando facciamo questi discorsi, che ci si dica, che ci viene detto che insomma, noi, ma tu dipingi Dio come un tiranno lì pronto a sparare subito, un tiranno pronto a punirci subito. No, non è così. È la visione più errata di Dio che possiamo dare. Noi, quando parliamo di peccato, quando mettiamo in evidenza quello che non diciamo noi, ma che oggettivamente è stato detto dalla Madonna a Fatima e nei Vangeli, che si parla chiaramente non di queste cose, facciamo altro che dire la verità innanzitutto, e poi cercare di spronare, di aiutare la persona con cui stiamo parlando, che magari non conosce queste cose, o magari le conosce ma in quel momento è un momento di difficoltà e quindi ha bisogno che qualcuno che lo aiuta dicendogli la verità, ricordandogliela, perché a volte poi è anche un po' scomodo dire la verità, no? Se una persona che è in una situazione magari a volte lo scoccia pure, quindi non è che lo diciamo perché pensiamo che noi siamo più bravi di lui o perché il Signore sta lì pronto a sparare, pronto arbitrariamente a metterci, non è così. Così come la Madonna a Fatima non ha fatto vedere l'inferno ai pastorelli per spaventarli, ma per spronarli, per dargli un ulteriore trasporto nel pregare per le anime che erano in peccato, perché vedeva, facendo vedere una persona che realmente l'anima in peccato va all'inferno, la sprona a pregare ancora di più per lui, no? Per quelli che sono ancora in peccato ma che possono ancora salvarsi. Così noi, quando diciamo queste cose, le diciamo per aiutare le persone. E non c'è bisogno più errata di chi mi dice, a me ha detto, ripeto, forse anche a voi qualcuno ha detto, che noi facciamo vedere Dio come un tiranno pronto lì a sparare, ma Dio è amore. Non c'è niente di più sbagliato. Dio non è assolutamente vero, è amore infinito. Ed è errata anche la giustificazione però del peccato, così come è errato sminuire la gravità del peccato, così come credo che sia anche errato far passare me, che sto dicendo questo.
queste cose, o chi, con qualcuno di voi qui e tanti altri, le dicono come degli esagerati, rigoristi, misericordiosi, alfabrigativo, misericordiosi. Noi facciamo, ripetiamo quello che è la verità. È vero, il Signore è amore. Quando ci dicono questo, io rispondo: è vero, il Signore è amore. Il Signore è misericordia infinita, non misericordia basta, è misericordia infinita, misericordia assoluta, perfetta, come dice il Catechismo di San Pio X, al numero 3, mi sembra. Dio è un essere perfettissimo, e ogni perfezione senza difetti e senza limiti. Ogni perfezione però ha la misericordia, ed è vero che è la misericordia, però la misericordia va intesa sempre e mai separata da tutte le altre perfezioni che Dio ha. Tra queste perfezioni Dio ha anche la giustizia. Quindi io rispondo sempre: è vero, Dio è misericordia. A parte che la misericordia non è detto che non sia dire la verità, quindi dire a una persona: occhio che c'è il peccato mortale, la tua anima potrebbe dannarsi eternamente, potrebbe anche essere misericordia, a mio modo di vedere, perché gli sto dicendo la verità. Ma lasciamo perdere. Dio è misericordia, è vero, quindi ci aspetta fino all'ultimo, ci aspetta fino all'ultimo, Signore, fino all'ultimo respiro che noi abbiamo, Signore, sta lì pronto perché è amore, ci ama, ci vuole, e quindi sta lì pronto a perdonarci. Se noi ci confessiamo l'ultimo respiro, pentiti veramente, noi siamo salvi, no? Poi magari facciamo fare il purgatorio, però siamo salvi. E aspetta fino all'ultimo, ci aspetta lì, sta lì, e ci dà quante occasioni abbiamo nella nostra vita per tornare in stato di grazia, se dovessimo essere in peccato, per salvarci. È vero questo, è misericordia, però è anche giustizia. È giustizia nel senso che nel momento in cui ci ha aspettato fino alla fine, se poi noi andiamo al nostro giudizio particolare con il peccato mortale, lui non può, perché ontologicamente non può, lui e non ha la giustizia perfetta, è giustizia Dio, non può metterci in paradiso come chi magari si è comportato, ha combattuto e magari anche sofferto per rimanere in stato di grazia tutta la vita. Noi, se dovessimo trovarci in stato di grazia in paradiso, e a fianco ci troviamo uno che tutta la vita ha peccato, è rimasto volutamente nel peccato, non si è mai pentito, e lo troviamo in paradiso, non penseremmo che lui sia giusto. Non può essere così, Dio non può fare proprio, non è nella sua natura, di natura Dio è giustizia. Quindi voi capite che quando dicevo ricordiamoci la parola scelta, è perché è l'uomo che sceglie da che parte andare, no? D'altronde un noto, almeno a me noto, nota spiegazione del Catechismo di San Pio X, diceva che la giustizia, scusate, devo leggere perché non me lo ricordo a memoria, è la virtù che dà a ciascuno ciò che gli è dovuto, assegnando il castigo proporzionato alla colpa e il premio corrispondente al merito. Dà a ciascuno ciò che gli è dovuto. Siamo noi che scegliamo dove andare, siamo noi che ci troviamo di fronte a Dio, il peccato mortale o il stato di grazia. Dio non fa altro che attribuirci quello che è il nostro, quello che ci spetta quando ci troviamo di fronte a Lui. Quindi voi capite che è vero, Dio è misericordia. Misericordia, ma veramente, ma nel senso quello perfettissimo, è anche mai possibile staccarla dalla giustizia. Infatti su questo argomento Padre Serafino qui chiaro, cerco di leggere un paio di frasi proprio per rendere bene l'idea. Lui dice: per l'uomo che pecca contro Dio minaccia se stesso e va verso la rovina, perché per quello che abbiamo detto. L'uomo è un essere in relazione con Dio, se esclude questa relazione in nome della libertà, ed è capace anche di questo proprio perché è libero. Dio talmente che ci ama, che ci lascia liberi addirittura anche di scegliere di non credergli. Se interrompe questa relazione, pecca, indovino, muore. E quindi qual è il giusto rapporto tra la giustizia e la misericordia? La risposta dell'autore è: questi due aspetti devono rimanere sempre uniti, non possiamo separarli o addirittura contrapporli, come spesso accade o bonariamente viene predicato. Quindi capiamo che la scelta dell'uomo è quello che dicevamo prima, l'uomo che sceglie, la Madonna Fatima viene a dirci: guardate che c'è il peccato, occhio che c'è il peccato, attenzione, succede veramente questo. Quindi è un monito ed è un avvertimento. Dice la verità nuda e cruda com'è, senza spaventarsi, ci mette in guardia e ci dice quindi quello che
sto dicendo da un po', cioè il peccato, e queste sono proprio parole dell'autore, il peccato non è un'apparenza, un'invenzione della Chiesa per scuotere gli animi indolenti, è invece la controprova dei disastri perpetrati dall'uomo stesso che dimentica Dio. Il peccato è qualcosa che può incidere nella vita di tutti, dico io, no, Maria espressamente dice una cosa, esprime un concetto che anche esso oggi è un po', non sempre si ricorda o si spiega o si sa. Lei dice la guerra, si riferisce alla prima guerra mondiale, sta per finire, queste sono testuali parole di Maria il 13 luglio 1917, ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra ancora peggiore. Ci sono dei peccati degli uomini, di ogni singolo uomo, che può portare delle conseguenze su sociali, diciamo, sull'intera comunità. Ma lo dice lei, non lo dico io. Se noi andiamo a vedere bene la frase, vedremo che se non smetteranno di offendere Dio, si riferisce ai peccati degli uomini, non si riferisce a peccati, diciamo, collettivi, no? Diciamo così, anche se ci sono anche quelli, però si riferisce ai peccati degli uomini, quindi se il tizio non smette di fornicare, se Caio non smette di bestemmiare, se l'altro. Quindi se non smetteranno di offendere Dio, ne comincerà un'altra di guerra. Quindi lei fa un collegamento, perché è palese il collegamento che c'è tra queste due frasi, no? Cioè la guerra comincerà se non smetteranno di offendere Dio. Quindi che ci sta dicendo? Ci sta dicendo che il peccato di uno può riflettersi così come noi. E questo è all'inverso chiarito nella sua verità dal fatto che lei poi chiede a dei bambini, quindi quanto avevano, non mi ricordo l'età dei bambini, dei pastorelli, però erano piccoli, volete voi offrirgli riparazione delle offese che Dio ha subito? Adesso dico, non mi ricordo le parole, però il concetto è questo. I bambini ovviamente che peccato potevano avere, cioè non erano piccoli, quindi è palese che lei chiede la riparazione per i peccati di altri. Quindi come io posso riparare i peccati con il mio, posso offrire riparazione, il sacrificio che faccio io, la riparazione dei peccati con cui Dio ha offeso da tutti, così il peccato di uno può, ma lo dice la Madonna, fatti, ma se non smetteranno di offendere Dio, comincerà un'altra guerra, quindi sono i peccati che offendono Dio, potrebbe far cominciare un'altra guerra che poi tra l'altro è cominciata. Quindi questo il peccato non ha delle conseguenze solo su chi lo commette, no? Ma anche proprio in generale. Facciamo un esempio anch'esso un po' banale, ma che mi sembra a me almeno buono, che è quello della famiglia. Se io dentro la famiglia, se uno in famiglia fa qualcosa di brutto, di male, due conseguenze, no? Ha la conseguenza personale, che è quella, non so, del peccato, se ha commesso un peccato, o comunque di qualche cosa non bella che vive perché ha commesso quella cosa dentro la famiglia, ma nello stesso tempo comporta anche conseguenze per tutti in famiglia, no? Perché quel comportamento sbagliato fatto dentro una società comporta poi sofferenze, litigi, tensioni, famiglie che si rompono, si spaccano. Quindi quello è un peccato, quindi in questa maniera, ma anche dopo. Quindi l'autore ci ricorda che il peccato non è una cosa marginale, che ha invece delle ripercussioni eterne, e che il male, quindi, non è un peccato, non è che il male è reale, non è una cosa apparente. Però la Madonna, nello stesso momento in cui ci dice queste cose dure, ci dice queste cose, insomma, dure, sì, ci dice pure che ci si può, che c'è un rimedio. Ed ecco la misericordia di Dio, no? Dio è talmente misericordioso che nonostante ci siano queste cose, nonostante che sia già tanto offeso, no? Perché la Madonna ci dice, ripeto, smetterla di offenderlo perché è già tanto offeso, ci vuole, è talmente misericordioso che invia, ci dà la devozione al suo cuore immacolato. Cristo, Dio vuole che sia stabilita nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Cuore immacolato, infine trionferà, dice la Madonna. Sono parole di una speranza incredibile, no? Perché dà a ognuno di noi la consapevolezza che c'è un'arma sicura, un rifugio sicuro, un rimedio sicuro contro la tentazione, contro il nemico, contro il maligno. È chiaro che però nel frattempo che questo è un rimedio generale, no? Però ognuno di noi poi deve combattere, nel frattempo che non si prenda confidenza, non si prende coscienza di questa cosa, tante anime potrebbero subire gli effetti del peccato. E quindi
Madonna scende a Fatima per darci anche una, per farci questo monito, ma per darci una speranza. Un messaggio d'amore quello di Fatima, infine, se vogliamo vedere, no? Perché ci sta dicendo, è come una madre che dice al figlio o alla figlia: ti stai comportando male, occhio che papà si sta per arrabbiare definitivamente, però se tu stai con me lo facciamo, ci facciamo scusare. Quello che fanno tutte le madri dentro la famiglia, no? Quando il ragazzo, il padre e la madre fa la mediatrice, no? E la Madonna, che è mediatrice delle grazie, che è nostra avvocata, fa questo, scende con un messaggio d'amore. Prima di andare al cuore immacolato di Maria, mi viene da ricordare anche che proprio perché abbiamo detto che l'inferno è quindi che andare all'inferno è una scelta che l'uomo, che l'uomo fa nella sua vita, non è Dio che arbitrariamente ce lo manda, perché Dio vorrebbe tutti quanti vicino a lui, no? Per l'amore che ha. Questo libro ci ricorda quel che Fatima ricorda, cioè, scusate, gioco di parole. Testualmente dice il padre Serafino Lanzetta: la visione dell'inferno ci ricorda che abbiamo una responsabilità, quella delle nostre azioni, poiché le azioni morali, le scelte quotidiane non sono irrilevanti, ma determinano la nostra vita in relazione a Dio e al prossimo. Quando scegliamo, in ogni azione scegliamo o il bene o il male, e quindi teniamo sempre a mente questa parola "scegliamo". E d'altronde, come abbiamo detto prima, la Madonna a Fatima ha messo in evidenza il binomio peccatori-inferno, e un altro un argomento di cui parla Padre Serafino in questo libro, fra i tantissimi, ripeto, che affronta in queste pagine, è ad esempio quella dell'ignoranza. Allora, noi sappiamo che c'è un'ignoranza invincibile, che insomma, che permette a una persona, no, di non conoscere la verità per motivi che sono scusabili, cioè invincibile. Però lui affronta questo, questo argomento perché c'è chi parla proprio perché non è conosciuto più Dio in questo mondo, proprio perché c'è un'ignoranza così diffusa nelle cose di Dio, quello che a me viene da chiamare analfabetismo cattolico certe volte. Ricorda che Dio comunque ha scritto nel cuore dell'uomo, di ogni uomo, una legge morale che per sé non giustifica l'ignoranza. L'uomo ha comunque dentro di sé una legge che gli dice, no? Lo indica, lo indirizza. E qui padre Serafino è chiarissimo, dice: certamente posso essere ignorante riguardo a questo o quell'aspetto in una determinata situazione, ma devo anche darmi da fare per colmare le mie lacune. Vivere volutamente nell'ignoranza rispetto al bene da fare qui ed ora e al male da evitare è già colpevole. Se io so che c'è qualcosa che devo comunque, ogni cattolico, ma ovviamente in relazione a quello che è il suo dovere di Stato, quindi il dovere di Stato significa quello che è la sua vita, quello che è il suo lavoro, la famiglia, quelli che sono i suoi impegni che deve mantenere costantemente, però ha un dovere, è quello di conoscere la fede che dice di credere, la fede che dice di seguire, e di, quindi è chiaro che ognuno più o meno in base a quello che può, però se io vivo volutamente nell'ignoranza, insomma, non si può dire che l'ignoranza è invincibile, il suo concetto è questo. Elevare perciò l'ignoranza, dice padre Serafino, a principio di incolpevolezza è falso ed è deleterio. La verità è che l'ignoranza non può essere mai la volontà di vivere comodamente senza Dio. L'ignoranza, dice sempre l'autore, giustifica quando l'uomo, pur cercando la verità, non lo conosce ancora integralmente, ma nel suo cuore vuole agire con rettitudine. È un'ignoranza ben diversa invece da quella di chi non vuole, sto proprio leggendo testualmente, di chi non vuole darsi la pena di conoscere la verità, o addirittura da quella di chi giustifica non più l'ignoranza soggettiva della norma, ma il comportamento vizioso in ragione della necessità della situazione. Cioè, l'ignoranza è ignoranza. Ed è un argomento tra i tanti che è molto interessante per magari andare a leggere in maniera più approfondita in tutte le pagine. Ma veniamo all'altro filo conduttore del messaggio di Fatima, che poi voglio andare a concludere, che sto parlando anche magari troppo.
accento, perché potrebbe sembrare che il messaggio di Fatima sia un messaggio duro e basta, invece ripeto ancora una volta, è un messaggio d'amore, è un messaggio di speranza, è un messaggio con cui la Madonna, la vera madre, come una vera madre, dà ai figli l'arma e i rimedi per difendersi, no? Quindi tutto il messaggio di Fatima si può sintetizzare nel cuore immacolato di Maria, dice padre Serafino. Come il cuore è il centro della persona, così il cuore immacolato di Maria è il centro del messaggio di Fatima. E il 10 dicembre del 1925, se non erro, la Madonna appare ancora una volta a Sor Lucia, credo, in Spagna, e le chiede formalmente la pratica della devozione dei primi 5 sabati del mese, che poi voi trovate anche in questi che abbiamo fatto vedere. La Madonna Fatima quindi dona questo rimedio per il cuore immacolato, chiede la consacrazione al suo cuore immacolato come rifugio per salvare noi e tutte le anime dalla morte eterna. Padre Serafino ci dà una definizione, secondo me, bellissima di cuore immacolato di Maria, e la devo leggere proprio testualmente perché posso fare diversamente. Il cuore immacolato di Maria è quello spazio puro di Dio, è quel giardino incontaminato nel quale non v'è ombra alcuna di peccato, nel quale Dio regna, perché la Madonna non è mai stata schiava del demonio e del peccato, neppure per un istante. È uno spazio puro di Dio, è uno spazio puro di Dio dove, se noi andiamo a metterci, riusciamo a combattere le tentazioni e a rimanere anche noi in stato di grazia. La Vergine lo dice chiaramente a Lucia, parlando a lei in quel momento, ma in sostanza parlando a tutti noi, no? Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio. È un messaggio che, insomma, perché è chiaro che è amore, no? Perché dice: attenzione, io sono il tuo rifugio, io ti sto aiutando, io ti sto dando un'arma per difenderti. Se non è amore questo. D'altronde, da sempre la Chiesa insegna che Maria è porta del cielo, no? Lo ripetiamo anche nelle litanie dopo il rosario, no? È la via sicura per arrivare a Cristo. E Fatima, in modo diretto e soprannaturale, non fa altro che confermare questo: Maria porta del cielo. E perché proprio nel cuore? Perché proprio nel cuore immacolato di Maria, no? Perché è così quello, il Sacro Cuore di Cristo, no? Che si, la comunicazione è quella dei primi venerdì del mese, perché il cuore è il centro della persona. Nella Sacra Scrittura il cuore è un concetto che è molto spesso usato come simbolo di tutta la persona. Padre Serafino proprio specifica la sede dei pensieri, degli affetti, dei sentimenti, delle scelte. Il Salmo 19,15 espressamente dice pensieri del cuore. Nella sua essenzialità, tant'è vero, nella sua essenzialità, perché le scritture sono molto essenziali, no? Mette in guardia la Sacra Scrittura da un cuore impuro, intendendo con la impurità tutte quelle che sono le ingiustizie fatte verso Dio, quindi le offese, il rischio di rimanere invischiati nel peccato. E qual è il rischio, no? L'autore qui lo spiega benissimo. Quando purtroppo questo peccato impuro di un cuore che non vede più Dio non è assolto, quindi rimesso e redento, rimane ed è un laccio che trascina il cuore in basso, quindi l'uomo stesso, fino alla perdizione, quello che dicevamo prima, no? Più si rimane nel peccato, più il peccato fa in modo che ci piaccia stare in quella situazione, no? E questo il demonio è il maestro. E poi c'è da iniziare l'importanza, quindi il cuore immacolato di Maria, no? Cuore, abbiamo spiegato perché si parla di immacolato, di Maria immacolato, abbiamo letto prima la definizione di padre Serafino Lanzetta, ma è un elemento importantissimo, no? Cos'è, perché è immacolato? La Madonna è immacolata perché sappiamo tutti che sin dall'inizio Dio aveva stabilito che ci fosse una donna che non mai toccata dal peccato, perché potesse essere la madre di Dio che si incarnava. Quindi mai toccata dal peccato. In questo libro padre Serafino ci spiega anche le due dimensioni dell'immacolatezza, messa tra virgolette. Una è negativa e una positiva. La dimensione negativa è l'assenza del peccato, negativa nel senso che manca, non c'è il peccato. Quella positiva è invece la pienezza della grazia di Cristo, per un privilegio singolarissimo che abbiamo detto prima, che Dio ha voluto, con cui Dio ha voluto arricchire Maria. Quindi
il cuore immacolato di Maria è quello che annienta il diavolo. Nella Genesi 3:15 leggiamo che schiaccerà la testa, no? Così il cuore immacolato di Maria sarà la sconfitta del maligno, perché ci permette di chiuderci in questa fortezza immacolata, luce pura, che è possibile da penetrare per il diavolo. E io adesso voglio parlare altro minuto di questo cuore, del cuore immacolato, perché è una devozione che anche personalmente ci tengo a far conoscere il più possibile e ad elogiare il più possibile. Dio, padre Serafino dice: Dio ci dona il cuore immacolato di Maria, ella sulla terra è l'unica creazione immacolata, è quello spazio purissimo nel quale possiamo entrare e così abitare nella casa di Dio. E la Madonna è la dimora del Dio con noi, se noi dimoriamo in lei, se ci consacriamo a lei, dimoriamo dove dimora Dio, dove è Dio, perché Dio può abitare solo dove non c'è il peccato. Per questo era immacolata, per far incarnare Dio in una immacolata. È l'unica alternativa alla scristianizzazione. E poi ci spiega cos'è la consacrazione alla Madonna, cosa comporta la consacrazione alla Madonna. E innanzitutto ci dice che in ogni sua forma la consacrazione comporta l'amore alla Madonna, l'obbligo di recitare giornalmente il rosario, il Santo Rosario, e di indossare la medaglia o lo scapolare mariano, di conoscere Maria Santissima, di farla amare e di diffondere la sua devozione. Se ci pensiamo, sono cose che non sono così pesanti, no? Perché recitare un rosario al giorno, quanto ci vuole? 20 minuti, mezz'ora, dipende da quanto amare la Madonna e quanto di più facile possiamo fare, essendo cristiani, no? Come amiamo la madre, amiamo la nostra madre celeste. Indossare una medaglia non è niente di così complicato. Conoscere Maria Santissima possiamo farlo in tanti modi, ripeto, con quelli che sono i limiti dovuti nel nostro dovere di Stato. Basta leggersi una frase al giorno di qualche libro che ci racconta la Madonna per poterla conoscere, farla amare, basta parlare agli altri della Madonna e far trasparire il nostro amore per lei, per far interessare qualcuno alla Madonna e diffondere la sua devozione. Basta, vediamo questo, vediamo in giro. Quindi niente di più facile consacrarsi alla Madonna. Quando uno sente consacrarsi alla Madonna potrebbe pensare, no? Invece padre Serafino ci spiega chiarissimo che è qualcosa che non pesa, non è pesante, non ci vuole niente. E adesso mi ero segnato altri punti, per esempio qui, che in sostanza essere consacrate all'Immacolata, essere consacrati alla Madonna, comporta anche una tutela, come abbiamo detto, un rimedio. In che modo? Lui dice sostanzialmente che essere consacrati alla Madonna, stare nel cuore della Madonna, manifesta l'insidia del mondo odierno a che si dimostra suo figlio fedele. In sostanza ci aiuta a capire anche quali sono i frutti che sono belli, non sono buoni, e quelli che invece possiamo mangiare, no? Sappiamo che Gesù, no, ci ha detto che dal frutto capiremo la bontà o meno di una cosa, no? E qui c'era una frase che noi, insomma, dice: anche se quel modo di pensare è comune nella maggior parte degli uomini, essendo nel cuore immacolato di Maria, noi ci si accorge che è sbagliato, anche se è un modo comune di pensare, perché non conforme alla dottrina della Chiesa, al catechismo della Chiesa. E quindi fa un esempio, dice così: quando si sente da dire, ad esempio, che la comunione si può fare lo stesso anche in peccato mortale, riservandola proprio la confessione a quando si ha più tempo, oppure, come dicono tanti, che sia sufficiente confessare con il Signore. A me hanno detto non confessare con il Signore, ma hanno detto perché devo andare da un prete a dirgli le cose mie, poi lo dirò, ne parlerò direttamente con Dio. Per cui si può peccare e poi risolvere tutto rivolgendosi a Lui direttamente. Il vero figlio del cuore immacolato di Maria riconoscerà il sottile inganno, per nulla nuovo, che porta a vivere in modo contrario alle leggi di Dio e conduce alla perdizione.
Quindi è un rimedio molto forte anche per aiutarci a capire magari alcuni errori, alcune cose che magari inizialmente ci possono sembrare un po' complicati. Quindi io sinceramente vorrei finire perché non posso parlare di tutto questo libro che è qualcosa di veramente denso, di cose importanti. Posso soltanto concludere dicendo che alla luce di quello che abbiamo detto e letto del libro di Padre Lanzetta, posso tranquillamente ripetere con lui, separarsi dalla Madre di Dio con una fede eterodossa e separarsi da Dio. Il modo più bello di essere uniti a Dio per amarlo con tutto il cuore e nel modo più perfetto, vivendo da buoni cristiani, consiste nel donarsi alla Madonna consacrandosi a lei. Ripeto quindi l'importanza di questo gesto di Dio che è vera misericordia perché ci dà un rimedio nonostante che lui sia già tanto offeso come la Madonna ha detto. Infine posso dirvi che questo libro fa tante altre, parla di tante altre cose, per esempio si riferisce, spiega, non è soltanto insomma, un racconto cronologico, storico di quello che è stato l'evento Fatima, ma è un inserire attorno alla cronologia, alla storia di Fatima, che c'è ovviamente, spiega tutte le varie apparizioni, tutti i significati di tante cose, come per esempio spiega le apparizioni dell'angelo, le apparizioni dell'angelo che avvengono 1 o 2 anni prima dell'apparizione di Maria a Fatima, è molto importante perché ci insegna tante cose, ci insegna per esempio quella preghiera che noi diciamo, qualcuno di noi dice dopo il rosario, mio Dio credo, adoro, spero, ti amo, eccetera, oppure l'altra preghiera che qualcuno di noi dice sempre durante il rosario che è Santissima Trinità, eccetera, l'angelo per esempio insegna ai pastorelli cosa significa sacrificarsi, come sacrificarsi. I pastorelli gli chiedono come dobbiamo sacrificarci e lui risponde: di ciò che è più possibile, offrite un sacrificio come atto di riparazione dei peccati con cui egli è offeso e vi supplica per la conversione dei peccatori. Ripeto, ogni parola di Fatima ricorda il peccato, ricorda la gravità della conseguenza del peccato. E ci aiuta perché nello stesso tempo in cui ci dà un monito, ci dà anche una mano per stare nella città di Dio, come diceva Sant'Agostino, abbiamo detto. L'angelo fa, c'è cioè un momento in cui l'angelo fa vedere proprio l'ostia consacrata ai pastorelli e Padre Serafino spiega quindi l'importanza della messa perché lì c'è tutto questo. Padre Serafino in questo libro poi parla di sacrificio, dice che il sacrificio non è una cosa brutta, dice proprio, mi sono segnato nelle pagine proprio per poterle prendere, per poterle dire, e in sostanza dice questo, dice sacrificio non è una brutta parola o addirittura teologicamente scorretta, è un termine che quasi spaventa perché sembra che richiami a qualcosa di negativo che ci limita, ci priva, non è così. E spiega perché non è così. E quindi è importante leggere questo perché magari uno sente la parola sacrificio, boh, no, invece lui spiega anche la bellezza di questo, fa tutta anche insomma, parla anche della crisi che c'è nella Chiesa, al giorno d'oggi che non si può negare, purtroppo è profonda, si sente, insomma, si sentono cose, dichiarazioni, no? Purtroppo anche nella gerarchia. Per esempio fa accenno al relativismo che c'è dentro la Chiesa, no? E spiega che il relativismo significa che non esiste la verità, nessuna verità assoluta, che tutte le verità sono uguali, poiché nessuno può pretendere di affermare con certezza la verità non esiste, per cui nessuno può imporla, men che meno i cattolici possono dire che Gesù è la verità. Quindi spiega, no, questo problema, spiega tante cose. Io vorrei concludere semplicemente un dato personale che è quello per cui la lettura di questo libro, ma in generale del messaggio della Madonna Fatima, è stato veramente, mi ha
anche educativo, educativo perché mi ha rimesso in testa delle cose che magari un pochino avevo dimenticato, mi ha ricordato l'importanza di riparare, di sacrificare, di offrire a Dio dei sacrifici. Ripeto, se Dio a dei bambini della Madonna ha detto volete offrirvi sacrifici in riparazione, vuol dire che è giusto che si offra in riparazione, e quindi magari mi spinge ogni tanto a offrire qualche sacrificio, cosa che magari prima non facevo. Quindi io vi invito a leggere questo libro perché è veramente interessante per tutte le cose che ha, ma perché spinge anche a conoscere bene Fatima, ma vi invito in generale a riprendere il messaggio di Fatima, a leggerlo e a rileggerlo, perché vi darà delle cose che magari la volta prima che l'avete letto non vi ha dato, come tutte le volte succede. Quindi poi vi invito con trasporto a prendere questo, se non la conoscete già, la devozione dei primi 5 sabati del mese, e a conoscerla, o se la conoscete a mantenerla stretta, perché è veramente una via di salvezza. Vi ringrazio, finisco qui.